Siete pronti per vedere i migliori video su Sonic.exe di tutta YouTube Italia? Vedrete il nuovissimo gioco di Sonic 2.exe. È il gioco bannato! Chissà perché è stato bannato, lo scoprirete sicuramente guardando il video. Le canzoni più horror e addirittura un combattimento nella vita reale tra Sonic.exe e Shadow. Siete pronti? Andiamo! Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui perché stiamo per assistere a un avvenimento che stavamo aspettando tutti quanti da un sacco di tempo. È uscito Sonic.exe 2. Ancora non ci ho giocato, ancora non so che cosa mi aspetta, lo andremo a scoprire insieme. Sonic.exe one more time. Esattamente ragazzi, un'altra volta, perché questa ragazzi non è la prima volta che giochiamo a Sonic.exe, ma è la seconda. Non so cosa aspettarmi. E voi lo sapevate che era uscito un nuovo gioco di Sonic.exe? Se sì, fatemelo sapere nei commenti, e se no fatemi sapere cosa ne pensate guardando il video fino alla fine. Andiamo ad aprirlo. 3, 2, 1. Oh, PC protetto da Windows. L'esecuzione di tale app potrebbe costituire un rischio al PC. Non iniziamo bene. Sonic.exe già mi vuole hackerare il computer. Dobbiamo eseguire comunque. Mi sa che ci tocca ragazzi. Vai! Scherzando! All'apparenza sembra essere tutto normale all'altro Sonic.exe, ma non dovrebbe essere per niente così. Iniziamo subito con Tails, vediamo cosa succede. Bene, per adesso ragazzi sembra tutto normalissimo. Con Shift si salta, con quello va perfetto. Vabbè ragazzi, per adesso non vedo nulla di strano. Sto coso come si fa? L'ho preso addirittura. Ho preso tante cose, come se mi interessasse. Ciao di nuovo? Ok. Ciao Sonic, è veramente un piacere rivederti, guarda non mi sei mancato per niente. E poi stiamo giocando a questo gioco proprio in questo periodo dove stiamo avendo a che fare molto con lui ragazzi. E lo sapete se state guardando i video sul mio canale, tra lui, Mephiles, Sonic e tutto quel bordello là. Guarda qua, guarda un po' quando doveva uscire questo gioco ragazzi, guarda un po'. Succederanno un sacco di cose malefiche, ne sono certo. Di nuovo nero, di nuovo nero. Oh, tu sai che questo sembra molto semplice? Ma adesso vedi, nota i dettagli. I dettagli. Oddio! Sto notando più dettagli del previsto. Ci sono delle cose sparse in giro e non capisco. Ragazzi, secondo voi che cosa sono? Pezzi di Nutella? Sono delle belle cose con la marmellata che cola. Oppure col ketchup. Cioè, ragazzi, ci sono varie opzioni. Adesso io non lo so, però. No, a parte gli scherzi, ragazzi, non prendiamoci in giro da soli. Quelli sono pezzi di corpi. Si va bene così, io sono. Ma ce la so. Oh! Alcune cose non cambiano mai. Tipo te, guarda quanto sei brutto. Hide and seek. No, no ragazzi, no, hide and seek no. Io non voglio giocare a nascondino con Sonic.exe, che è ancora più cattivo del Sonic.exe originale. Ragazzi, questo è ancora più cattivo. Si vuole prendere la vendetta. Di cosa? Non lo so, io non gli ho fatto niente. Pedaccia. In un luogo molto fuochereggiante, se possiamo chiamarlo così. E... Ah! Ah! Sonic! Cosa vuoi, Sonic? No, non farmi del male, non farmi del male a te! Gli ho staccato la testa! No! Bruttissimo, Sonic! Oh mio Dio, ho staccato la testa a 360 gradi, ragazzi! Tu sai che sei soltanto... sei soltanto lento, una roba del genere? Perché non provi di nuovo? E ora Tails è morto completamente. Dobbiamo andare a giocare con Knuckles. Dopo sono curioso di vedere con Dottor Eggman, che lui ragazzi mi doveva aiutare. Mi doveva aiutare per sconfiggerlo nella vita reale, come avete visto nello scorso episodio. Ma quello ragazzi, per scoprire come è finito dovete guardare i video e dovete aspettare un po', perché quel video dovrà ancora uscire quando voi starete vedendo questo. Ok, già è tutto nero. Not so fast. Ok, bene, non molto veloce. Vabbè, ce l'hai con le persone veloci, Sonic? Ce l'hai con te stesso? E io corro! E io corro! Perché io non mi faccio comandare da uno come te, Sonic, hai capito? Oddio, sono caduto in un buco. Oddio, sono veloce. Ancora nero. Ancora nero. Sonic, che cosa vuoi? Non c'è un'uscita. Ma guardate la faccia dietro, ma che cosa c'ha? E poi perché non dovrebbe esserci un'uscita, scusami. Ok, e vedo del sangue, ovviamente. Ovviamente, ragazzi. Mi sembrava il minimo, mi sembrava il minimo. E Sonic, dove... Lo sapevo che sarebbe...
Found you. Ti ho trovato. Bravo. Complimenti. Sorry. Oh mio Dio, ma mi è apparso Sonic davanti. Oh mio Dio. Ah! Di nuovo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no, di nuovo Sonic. Liberatemi da questo inferno. Liberatemi da questo inferno. Devo fare qualcosa. Oh! È inciampato. Tutto bene? Capisco che stavi correndo. Oh mio Dio. Che cosa gli è uscito dalla pancia, ragazzi? Io l'ho detto che questo era più cattivo. È uscito. Guardate l'immagine dietro. Molti anime giocano con te. Tu sei... Non sono riuscito a leggere. Ma parla di anime, ragazzi. Ma a parte questo, avete visto che gli è uscito un braccio dalla pancia? Che cosa mi nascondi? E allora adesso dobbiamo andare ad aprire l'ultimo stage, quello condotto Eggman. Ma sono sicuro che non finirà qui. Ne sono certo, ragazzi. Benvenuti, benvenuti nel laboratorio di Dottor Eggman. Dottor Eggman, che come voleva Sonic, non è per niente veloce, ma proprio per niente. Ma posso capirlo, cioè guardalo che panza che c'ha. C'è una porta, perché la musica è finita? Vabbè, entriamo nella porta allora. Abbiamo firmato per la nostra morte, sicuramente, ragazzi. Just give up. Ok, penso sia arrenditi. E per... No, comunque, ragazzi, le immagini dietro sono sempre più spaventose. Quel Sonic aveva una roba come 5-6 bocche. Questa canzone, ragazzi, questa canzone me la ricordo troppo bene. Inizio ad avere molta paura, ragazzi. Ok, con molta calma, ragazzi. Non voglio. Quindi con molta calma. Ok. Oh! Oh mio Dio! È diventato velocissimo, ragazzi. Ma c'è un equilibrio assurdo. Come fa a non cadere? Io sarei... Continua ad apparire Sonic nel frattempo e diventa sempre tutto più buio. No, via, ragazzi. No. Ci sono delle braccia. Delle braccia? Ma stiamo scherzando? Delle braccia. Guardate cosa c'è nello sfondo. Oh mio Dio, c'è un Sonic gigante che esce dalla parete. E queste sono tutte braccia di Sonic. Ma cosa sono queste urla? Voglio tornare a giocare a Hello Kitty. No. Bruttissimo, ragazzi, non ve l'ho fatto vedere. Your time is over, buddy. Il tuo tempo è finito. No, io sono ancora qui. E ora, altre interferenze. Vabbè, non mi dire che è finita qua. Sonic! Interessante. Molto, molto interessante. Cosa? Oh mio Dio, io ve l'avevo detto, ragazzi, che era molto strano. È divertente giocare con te. Per me non penso la stessa cosa, guarda. Ok, surely you wonder why the same result. Perché ti risulta uguale? Non capisco. È uguale, è facile da rispondere. Tu non puoi sconfiggermi. E sei sicuro, Sonic? Ne sei proprio sicuro? Io ho un piano in serbo. Ma non lo diremo. Because I'm the universe. I'm the ultimate life form. Ok, sta in poche parole dicendo che è incredibile. Io sono la vita. E vabbè, che vita di merda, no? È morte. Because. Perché? Perché cosa? Perché cosa, Sonic? Oh, non t'agitare. Una camomilla. Mamma, prepara una camomilla. Ai, God, guardalo. Lo sapevo. No, bruttissimo. Bruttissimo. Aiuto, ragazzi, aiutatemi. Io non guardo. Lo sto guardando. Se non guardo. Ma stanno apparendo delle pagine. E mi sta creando il PC. Chiudi. Ragazzi, mi sta creando tutto. Mi stanno apparendo delle paginette con scritto I am God. No, non sei nessuno. Sei soltanto un porcospino con del sangue. Chiudi tutto. Questa cosa non è per niente casuale, ma proprio per niente. È crashato, cioè ho chiuso tutte le finestrelle ed è crashato il gioco. Lo riapriamo, ragazzi, è ovvio. Adesso mica mi fai ricominciare, mica è finito qui. Non penso sia finito qui. Ok, c'è l'intro di prima, va bene. È tutto bloccato. Scusa, io... No, scusami. E io che dovrei fare? È tutto bloccato. Che devo fare? Oh! Ma sta risata? Pronto per il round numero 2. Game over? Cosa? Ma fammi uscire. Oh! Oddio! Ragazzi, se clicco è scappare la faccia di Sonic. Gara dei sguardi. Sonic! Io non ho paura di te, io ti fisso! È crashato. Ormai ce l'ha a crashare sempre sto gioco, eh? A sto punto ho veramente molta paura di ricliccarci sopra. Ma! Questa è la strada per salvarti! Per
per cose con le anime. Non si sentono più rumori. Non ci sono più rumori. È tutto morto. Ok, la caduta è inevitabile. Va bene, ragazzi, non capisco. Cosa? Sono con Sonic? Sono con Sonic! Oh mio Dio, guardate quanto è brutto lì dietro che mi fissa. Interessante, sento delle urla in sottofondo, ragazzi. Non saranno mica di Tails, di Knuckles o di Dr. Eggman. Spero di no. Spero di no, interferenze. Interferenze che abbiamo già imparato a conoscere in precedenza. Oh! Questa è la faccia di Tails. La faccia di... Can you hear them? They're trying to tell you something. Ok, stanno provando a dirti qualcosa, li senti? Io sento soltanto delle urla e non capisco la loro lingua, se è una lingua, sinceramente. Oh, playing with them was such fun. Almost as fun as you. Ok, se gioco con loro e divertiti. E intanto dietro c'è Knuckles, che probabilmente è morto, ma che gli sono stati impiantati dei cose di ferro per farlo sorridere. There is was Gary and Jake and Kyle and Alicia and Pixel. Ma chi sono? Sono delle vittime? Sono delle anime? Ok, è quello lì dietro il dottor Eggman. È quello lì dietro il dottor Eggman, che anche lui è triste. Your soul join theirs. È ora che la tua anima entri nella loro. Ma qua... Oh! Che succede? Che succede? Guarda dagli occhi! È finito, ragazzi, mi fa ricominciare. Ci alleremo con Dottor Eggman, Mephiles e tutti gli altri per sconfiggere Sonic.exe nella vita reale. Questo era soltanto un assaggio per vedere la sua vera potenza. Ok, ragazzi, come state vedendo in questo momento, c'è un caricamento abbastanza strano qui sul mio computer. Una linea completamente rossa e uno sfondo completamente rosso. Sì, stiamo parlando del gioco bannato di Sonic.exe. Ok. Ok, ciao a tutti ragazzi, comunque non me l'aspettavo un inizio così pippante. Ed eccolo qua, il solito amico. Dov'è Sonic? Solitamente arriva prima Sonic.exe. No, eccolo, eccolo. Sonic, l'ho visto. Dopo il grande successo dell'altro video su Sonic.exe, quest'oggi siamo in un'altra versione. Una versione ancora più maledetta addirittura. Dovrebbe essere veramente super spaurosissima. Quindi per questo video raggiungo almeno 10.000 mi piace. E iscrivetevi tutti quanti al canale, che mancano 6.000 iscritti al 500.000. Ok, ragazzi, iniziamo. Ok, ok, molto, molto particolare, ragazzi, questo inizio. Siamo su un aereo, addirittura. Tails, di nuovo nella zona della collina verde. L'ultima volta ero qui quando Sonic venne con la sua prima avventura. Mi chiedo perché mi abbia chiamato qui. Chissà perché, caro Tails, chissà cosa è successo. Forse non è proprio il Sonic che tu pensi. Come si fa a saltare? Scusate, io non conosco i tasti. Vabbè, evidentemente non si può saltare, ragazzi. E improvvisamente è arrivata la canzone di Sonic. Non ci, come posso dire, non ci spaventa più. Oddio, inizia a essere tutto sempre più lento, raga. Che cosa cavolo c'è dietro quell'albero? Io vedo tipo una roba di Sonic. Aiuto, aiuto. E come abbiamo scoperto, ragazzi, Sonic è un'altra persona da Sonic.exe. Sono due anime completamente differenti. Quindi potrebbero anche scontrarsi. Sarebbe veramente molto, molto spaventoso vedere un Sonic contro un Sonic.exe. Poi fatemi sapere se volete altri giochi come questo, che ce ne sono un sacco. Ok, sono arrivato alla fine. Non si può continuare. Ah! Ma Sonic normale! Sonic, perché sei venuto qua, Tails? Ti ho detto di stare vicino tornando. Vabbè, una traduzione un po' strana. Ho detto di che stavo tornando. Qualcosa è accaduto, non so cosa, ma qualcosa ha ucciso tutti gli animali nell'aria. Dobbiamo trovare l'assassino, forza, non rimanere dietro. Vedete, ragazzi, questo è Sonic buono, che anche lui non sa che cosa... Non so cosa sia successo, stavo dicendo. Ma io forse ho una mezza idea. Hide and Seek, il solito Hide and Seek, ragazzi. Ormai siamo abituati. Però, oddio, è un altro mondo. È un'altra cosa, ok, interessante. Siamo in mezzo alle palme, alle foreste, a un bosco. Ok, va bene, molto rilassante. Sonic, ciao, eccoti Tails. Ascolta, sono un poco stanco. Non lascio scappare l'assassino. Vai adesso, io ti raggiungo tra un secondo. Ok, ok, va bene, continuiamo ragazzi per la nostra avventura. Aspetta, Sonic non è mai stanco. Guarda, com'è possibile che Sonic sia stanco, che quello corre sempre 24 ore su 24? Oh, sto vedendo delle cose allo schermo che non mi sto piacendo. Oh, no, questa canzone la conosco. Questa canzone la conosco. E quando Sonic.exe di Zebo scappa. Scappa. Ah!
eccolo! È proprio lui! È proprio lui! Sei troppo lento, vuoi provarci di nuovo? Ma io sinceramente non ci tengo. Però voglio capire per quale motivo questa è stata bannata, questo gioco, ragazzi. Sicuramente ci sono un sacco di altre cose da scoprire insieme, ragazzi. You can't run. E al posto della T c'è... Oddio, ha rotto il muro. Ma sta facendo tutto da solo, ragazzi. Non lo sto neanche comandando. Ok, Knuckles sta spaccando tutti i muri. Cos'è quella nebbia rossa? Forse il gas velenoso? No, non può essere. Sonic non mi avrebbe mai chiamato qui se c'era. Il problema è che non stiamo parlando di Sonic, caro te, caro Knuckles. Non stiamo parlando di Sonic. Allora, qui possiamo fare tipo piroette infinite o addirittura pugni con la D. Ok, interessante, quindi con la D possiamo tirare i pugni. Bene, bene, ok, potrebbe tornarci utile, ragazzi. Magari in caso noi ci imbattessimo in qualche strano combattimento, potremmo utilizzare i nostri cazzottoni. Che succede? Interferenze, amici? Ok, non so cosa sia successo esattamente. Però possiamo notare che è apparso del sangue in più lì sotto. E quello prima non c'era, ragazzi, ne sono abbastanza sicuro. Comunque, con tutti questi giochi di Sonic, ragazzi, penso di impazzire prima o poi. La musica sta cambiando. T'ho visto! T'ho visto! Guarda che io ho l'occhio lungo! Ma, ok, per quanto... Di nuovo, no, non mi uccidere, per piacere. Ti voglio tanto bene, Sonic, che abbiamo passato tante avventure insieme. Found you! Ma, oh! Knuckles ha tirato un pugno a Sonic.exe! Cosa sta succedendo? Scappa via! Ah, non posso scappare! Ah! Ok, ti ho dato bene una volta, Knuckles, non penso posso darti bene anche la seconda! Ragazzi, per quale motivo sono Metal Sonic? Non so cosa sta succedendo, stanno scappando tutti quanti via! Dottor Eggman, Sonic sta entrando nella mia base. Presto, devi inviare tutti i miei robot per non avere più che fare con lui. Non riuscirai a sconfiggerli tutti. Ok, ok, quindi in questo momento siamo Metal Sonic. Ma siamo sicuri? Oh! Oh mio Dio! Non può essere! Eliminerò tutti i robot in una volta! Scappa, Dottor Eggman, scappa! Sono abbastanza sicuro che quel Sonic non è il Sonic che tu conosci, Dottor Eggman. Ok, ok, ci sono delle luci, ragazzi, e sono quasi sicuro di non dovermi farmi vedere dalle luci, perché se queste luci mi vedono, penso proprio che morirò. Penso proprio che non farò una brutta fine, quindi per adesso facciamo molta attenzione. Ok, non facciamoci prendere, ragazzi, non facciamoci prendere. Ehi, no, 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 no. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Dobbiamo vedere bene tutto ciò che è attorno a noi. Oddio, cosa ho preso? Una lettera? Cos'era, ragazzi? Non lo so, forse ci servirà dopo? Va bene. Oh no, 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 no. Ok, mamma mia, mi stavo per prendere la luce, cavolo, mi stavo per prendere la luce. Oh! Cos'era quella roba nera che si è mossa nel sottofondo, ragazzi? L'ho vista abbastanza bene. Aveva la forma di Sonic, molto probabilmente. Non posso saltare. Non posso saltare. No! Sono caduto. Oh! Sonic! Ciao. Non so perché, ma penso che... Give up! Che devo fare? No, 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 io non mi arrendo! Io non mi arrendo! Ragazzi, è successa una cosa molto strana. Stavo rifacendo il gioco da zero perché ero morto e mi ero fatto prendere dalla luce per vedere cosa accadesse, ma a quanto pare nulla mi ha fatto ricominciare tutto da capo. E con Tails sono riuscito a scappare da Sonic e sono caduto all'interno di una foresta molto strana. Forse questo è il vero segreto per il quale questo gioco sia stato bannato. Ok, ragazzi, sto scoprendo cose insieme a voi. Non ero a conoscenza di tutto ciò. Cosa sta succedendo? Non posso saltare, ragazzi, sono caduto in una trappola. Sono caduto in una trappola, vero? Cosa devo fare? Cosa devo fare qui? Fammi saltare! Fammi saltare! Non salta! Finita la musica. Ma si è chiuso il gioco! Siamo tornati a Hide and Seek Act 2. Ora, guardiamoci bene intorno. Qui non mi fa andare. Che cavolo... Che cavolo sta succedendo? Sonic! Ma questo non era successo prima. Cosa cavolo sta succedendo? Dobbiamo prendere questo anello. Ma prima non l'avevo fatto tutto questo. Prima non era successo. Forse devo mettermi qui e guardarlo come ha fatto Sonic. Non ne ho idea, ragazzi. Come faccio a prenderlo? Mi serve questo anello. È impossibile.
Il segreto è sicuramente dietro quell'anello, ma noi non possiamo prenderlo. Ragazzi, sono andato a vedere in un altro video e questa persona è riuscita a prendere l'anello perché gli fa saltare, non so come sia possibile. E davanti si ritrova con Sonic.exe. Esattamente, in questo mondo c'è Sonic che ti aspetta. E che cosa sta succedendo? L'ho preso e lo sta tagliando. No, no, ma è ancora vivo. Il tempo lì sopra si resetta. Vedete che ci sono quei 100 numeri lì che non devono toccare il zero. Se salti si resettano. Quindi devi sempre saltare per sopravvivere. Attenzione, c'è un altro anello. E ora che cavolo è? Stai comandando Sonic.exe? Quindi in questo momento tu sei il cattivo. Vediamo, ragazzi, è arrivata la fine della gara. Vediamo cosa succede. Ha schiacciato Tails completamente. Mentre invece per quanto riguarda Dr. Eggman c'era anche un altro passaggio segreto che noi non avevamo notato prima. E andando in quest'altro passaggio segreto, attenzione, attenzione, vediamo cosa succede. Si riavvia tutto facendoti credere che tu stessi ricominciando il livello con Dr. Eggman. Invece no, Deadly Fog. E qui Sonic incontra Sonic.exe. Oh mio Dio, sei Sonic! Sonic, però è un Sonic molto strano, ragazzi. Guardate, ha gli occhi grigi e sembra stanco quasi. Andando avanti, vedi Tails, vedi Knuckles e vedi anche Dr. Eggman. E ora ci sono delle spine. Come fai a superare? Ok, press Z su jump. Vediamo che succede. Wait, aspetta. Cosa? Delle anime? Ok, ragazzi, le anime di Tails e di Knuckles vogliono salvare Sonic. Hanno detto non farlo. Sonic sta piangendo. E ora? Cosa? Un aereo di Sonic.exe? E finisce così. Potrebbe addirittura esserci un continuo, ragazzi. Andremo a fare una reazione pazzesca. L'avete letto dal titolo. La canzone di Sonic.exe. Non sto scherzando. Esiste una canzone su Sonic.exe ed è un qualcosa di pazzesco. Ok, ci sono, no, mi ero un attimo mutato in Sonic.exe. Dettagli, dettagli da tralasciare. Oggi vedremo certe animazioni particolari e due o tre canzoni. Dovete dirmi poi qua sotto nei commenti qual è stata la vostra preferita. Io ragazzi, non lo so, non le ho ancora sentite, non le ho ancora viste. Quindi lo scopriremo insieme. Allora, questo è come Sonic diventa Sonic.exe. Non Sonic diventa Sonic.exe mangiando che cosa? Un uovo? Ok, si mangia l'uovo, si trasforma. Ok. Mamma mia! Ma tu devi prendere una cacarella spruzzo di quelle che non ti alzi più dal gabinetto. Ha detto esci da questa stanza. Io sto giocando a Minecraft. Ma come? Tails sta giocando a Minecraft. Ma it's a joke. Vabbè, andiamo avanti. Non facciamo finta di niente. Ha sudato la porta. Oh no. Oh, oh no. Oh no. È arrivato Sonic. Che cosa, che cavolo è successo? Ma che cavolo è sta roba? Ha trasformato Tails in un peluche, eh? Perché quella era la postazione di Tails. Ok ragazzi, non mi farò domande. Questa cosa del peluche non la conoscevo. E andiamo con la prima canzone, ragazzi. Intanto lo avete lasciato like. Siamo arrivati a 10.000 like sotto questo video per la canzone di Sonic.exe. Dovevo arrivarci per forza. E iscrivetevi al canale che siamo arrivati a 500.000. E ora si punta al milione. Allora, Wanna Play si chiama la canzone. Quindi vuoi giocare? No, no, sinceramente no, no. Vabbè, proviamo. Ma che cavolo è? Oh mamma mia. Di nuovo quel peluche! Ma poi perché diventa da Sonic? Per ride diventa Sonic.exe! Chi cavolo sei? Ce l'ha scritto? E continua. Oh mamma mia, raga, è molto inquietante! Mamma mia, che cavolo! Ma poi perché c'ha questa vocina? Sonic, che cosa sta succedendo? Do you wanna play with me? No, no! I want to play with my phone at Talking Tom. No, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. Non voglio giocare col mio telefono a Talking Tom, sto scherzando. Questa invece dovrebbe essere un'animazione divertente, tipo spoiler della canzone che andremo a vedere dopo. Ok, interessante, interessante. Alcuna matata ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono SonicGamer89. Vabbè ragazzi, non mi farò domande. C'è un Sonic con delle cuffie, penso sia un intro perché vedo il nome del tizio. Comunque lascio tutti i link sotto in descrizione se volete andare a guardare. Il titolo è Tails è in pericolo. Attenzione, c'è una casa. Sento un urlo, potentissimo anche. No, Tails! Ma che ci fai sotto il bancone?
e la mamma ti ha scoperto mentre non facevi i compiti, mentre giocavi a Minecraft. Ah! Ah! No, 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 no! Ma che gli sta avvenendo? Uno spasmo da te. Ma che cavolo ho appena visto? Ma non penso succeda quello nella canzone originale, ragazzi. Non l'ho ancora vista, però immagino non possa succedere tutto ciò. Che è entrato Shadow con un mitra e ha iniziato a sparare a tutti. Ma stiamo scherzando? Va bene, non mi farò domande. Sonic muore. Sonic Gamer 89 che si beve una lattina di... Ma che cavolo... E poi se la scilla così, se la va a scillare con una spada vicino a un albero. Giusto, no? Tutto normale, ragazzi, tutto normale. Ok, ok. La notte di Tails, attenzione, qua ci stiamo avvicinando ad Halloween, no? Quindi è interessante vedere questi video a tema, no? Qui c'è Tails che dopo essere scampato dall'avvenimento di prima grazie a Shadow e a Sonic Gamer 89 si ritrova in mezzo alla strada. Ma attenzione! Succede una cosa alquanto. Panino del McDonald's con la mia gang. Ci bevamo una Coca-Cola dentro al privé. Scusate, mi sono fatto vendere un attimo. Si guarda bene attorno. Che begli occhi pixelosi che hai, signor Tails. Mi piacciono veramente tanto. Pronto, non so se senti. C'è tipo uno che ti sta litando dietro le orecchie, caro Tails. E la canzone. Ma gli ha tirato un pugno. Ma gli ha tirato un pugno ed è caduto. E lui scappa. Deja vu. No, no. No, no, l'ho già vista questa scena. L'ho già vista. Solitamente Tails si va a prendere e muore. Ma succederà veramente questo? Non lo so. Tails, fai qualcosa, dai un altro. Che siamo la vita. Ma c'è un coltellino. E lui ride perché non gli fa niente. Cioè. No, che schifo. No. Ride bene chi ride ultimo, caro Sonic. Ma, cioè, non ci credo, veramente è finita così. Cioè, Tails gli ha tirato una coltellata. Ed è finita così. Ragazzi, questo Sonic.exe in queste animazioni non è che stia facendo una bella fine in realtà, Che lui è ancora a terra. Interessante. Diventato ancora più rosso per un momento. E non si sa. Oh no! No! Sonic Gamer 89 è stato ucciso ed è arrivato Sonic Gamer 89.exe! No! L'ultimo mese dell'anno! Perché l'ultimo mese dell'anno? Siamo a ottobre, non ci siamo ancora, però qua mi sa che era tema di Natale, no? Ok. Suona una canzoncina di Babbo Natale. È già dicembre? No. Torna tra un paio di mesetti che non ti voglio adesso, grazie. E siamo arrivati alla seconda canzone, ragazzi. Quelle che stavamo aspettando di più, perché adesso questa e la prossima sono le canzoni più belle che ci siano. Non è vero, cioè non l'ho ancora sentita. Però mi danno questa impressione, non lo so, vediamo. Ok, 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 vediamo. Qua c'è un Sonic chiuso in una gabbia, tipo da manicomio. Ok, c'è un Sonic normale. Io non capisco se le canzoni sono di Sonic.exe. Che c'entra Sonic normale? Che cosa stai facendo? Oh, 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 si è trasformato. Non si è mangiato un uovo questa volta. Oh, yes. Wow, wow. Mamma mia. Pizzeria Sonic mania. Sì, ma non fa niente, cioè queste quattro cose basta. Ma si ritrasforma. È solo questo. Che schifo. Sono deluso da questa. Ma che cos'è? No, allora. Tutto nelle mani dell'ultima canzone. Perché se tutte. Ma che è successo? Ma è diventato bianco. La vedo un po' pallida, signora Sonic. Signora, oh no. Vabbè, comunque. Mo sono rimasti solo gli occhi. Ok. Non sto capendo assolutamente niente ed è finito. Preparatevi a questo video che è un qualcosa di assurdo. C'è Sonic.exe all'interno di un quadro, a quanto pare. Con una canzone discutibile come sottofondo che mi fa venire voglia di tagliarmi le... Volevo dire tagliarmi i capelli. Non me li voglio tagliare i capelli. C'è un Tails che si imbatte nel spazzare. Porta l'immondizia al di fuori della struttura e si imbatte dinanzi a un quadro. Arriva davanti al quadro e nota che al suo interno non c'è un emerito nulla. E quindi si chiede, ma non c'era mica qualcosa al suo interno, qualche secondo antecedente? Attenzione, c'è un po' di movimento, un po' di spaura da parte di Tails e vede il quadro muoversi. Ma starà succedendo qualcosa di strano? Sì, è apparso Sonic nel quadro e si è girato. È un quadro o un... Mette la mano davanti la bocca e continua a muoversi. Lo indica con il suo suave e leggiadro dito e continua a indicarlo. Next year. Ma come next year? È un film.
Mamma mia ragazzi, mi sono spaventato tantissimo. Non me l'aspettavo. Comunque è molto interessante. The End, la fine. Shadow Sonic. Oh mio Dio, quel Tails morto. Sonic, la fine di... cioè la sua fine. Ovit, la sua fine. Oh no, è morto, è risuscitato. Ma che cos'è? Sonic.exe. Interessante. E ora finalmente ragazzi posso annunciarvi che siamo arrivati alla canzone che dura di più. Quindi immagino sia anche la migliore. Immagino. Questo tra l'altro ragazzi è uno speciale d'Halloween. Quindi siamo anche a tema. Fantastico. 3, 2, 1, via. Oh! Ding dong! Oh mio Dio! Corri a aprire la porta! Sto arrivando! È troppo tardi per scappare! Guarda attraverso le finestre! I tuoi occhi incontravano gli occhi ghiacciati! Io voglio vederli! Ding dong! Sta arrivando! Oh no, mamma mia, giochiamo e divertiamoci. Questo ragazzi è Sonic bianco. Cioè, ma tipo Sonic con gli occhi bianchi è ancora più spaventoso di quello con gli occhi neri? E giochiamo a nascondino e divertiamoci. Vuole giocare a nascondino? Questo ragazzi, io ve l'ho detto che era lo spoiler quel video di prima questo. Adesso vedremo Tails che si nasconde sotto al tavolo, forse? Sì, forse. Eh sì, mi sa proprio che è nascosto sotto al tavolo. Posso sentirti? Eh sì ragazzi, è nascosto. Oh mamma mia, ma che è quella roba dietro? Oh ma quanto inquietante ragazzi, quanto inquietante. Povero Tails. E mi sa che Sonic ha vinto il nascondino. Gli ha messo la mano, è sparito. Posso vedere la tua testa? Knock knock. Sono di fronte alla tua porta, sto arrivando. E non chiederò il permesso. E giustamente no? Sono dentro la tua stanza. Dove sei nascosto? Il gioco è sta per arrivare alla fine. Sto guardando sotto il letto. È per caso sotto il letto? Nella tua stanza. Ho visto l'armadio chiudersi dietro tra l'altro. Tu non sei qui. Attenzione, sei nascosto? No, non l'ha scoperto. Nell'armadio, l'ha scoperto. E l'ha scoperto meglio però. Tu sei qui da tanto. Tu sei qui, ding dong. Mamma mia raga, è inquietante però. È inquietantissima. È inquietantissima. Oh mamma mia. E questo, ma di nuovo questo peluche. Detto questo ragazzi, direi che abbiamo visto abbastanza. Quest'oggi andremo a fare una cosa davvero davvero incredibile. Andrò a scaricare un altro tipo di app per il telefono. Indovinate un po', un'app di Sonic. Esattamente, avete capito dove voglio arrivare. Dove si vede Sonic che corre, che deve fare delle sfide con tutti i suoi amici. Perché proprio amici non sono. Proveremo a farli venire e osservarli con il drone. Avete capito bene ragazzi, ma il gioco è proprio quello, Sonic Forces. E sono proprio quei due omini che vedete lì, Sonic e Shadow. Proveremo ad evocarli. Sarà possibile? Non lo so. Però adesso andiamo ad aprire il gioco per la prima volta ragazzi. Vi dico, non l'ho mai aperto. Ok. Inserisci la tua età. Non so perché, ma questa roba mi ricorda un certo Talking Tom. Non so voi ragazzi. Allora, che età andremo ad inserire? Non so, non è possibile inserire una data più di 99. Avrei voluto mettere 666, ma visto che non si può mettere 666, allora andremo a mettere una data davvero molto molto piccola. In questo caso ho 6 anni, ok. Come gestiamo i due dati? Non mi interessa. Non è che mi spiate pure voi come Talking Tom, spero di no. Vabbè, lì c'è un Tails selvatico, perfetto. Sonic Forces. Ok, caricamento ragazzi, sta caricando per la prima volta. Io un po' c'ho paura ragazzi. Allora, benvenuto, prima che inizi ti spiego come funziona. Addirittura. Oh, oddio. Oddio ragazzi, noi siamo Sonic immagino. E penso di dover superare tutti questi qui raga, tutti i nostri amici. Lì ci sta Knuckles, oppure ci stanno tutti gli altri. In questo caso ragazzi Knuckles c'è davanti. E dietro abbiamo pure Tails. Non va bene questa cosa ragazzi, non va bene. Cerchiamo di prendere più ring possibili. Mamma mia raga, allora non so voi, però dopo aver
aver preso la pozione di Sonic ho tipo un amore strano per Sonic. È come se ormai fosse diventato una parte di me. L'avete visto quel video? Se no, andatevelo assolutamente a recuperare. Qua, abbiamo vinto, perfetto, abbiamo vinto Tails e Mick Knuckles. Ok, abbiamo vinto. Però ragazzi, Shadow non c'è ancora. È lui quello che ci interessa ragazzi, perché sapete che tra i due c'è sempre una sfida molto intensa, no? Lo sappiamo tutti. Ah ragazzi, è arrivato il momento di inserire il nome. Che nome andremo mai a inserire? Ve lo dico io. Bisogna inserire Sonic Shadow. Esattamente in questo modo. Avrei voluto mettere pure punto X, ma non c'entrava ragazzi con i caratteri. È l'unico modo per farlo. Vai Paulozzo, Paulozzo, vai. Ok, mi ricorda un po' Clash Royale questa roba, ma va bene. Ok, abbiamo trovato Tails, abbiamo trovato quest'altro che non so chi sia, e vari altri mostri molto interessanti. Come vedete qui ci sono tutti i personaggi. Ed eccolo qui Shadow ragazzi, eccolo qui. Dobbiamo trovare un modo per evocarlo. Adesso andiamo a farci una partita. Dobbiamo scegliere un personaggio. Ovviamente scegliamo Sonic. E iniziamo. Vai ragazzi, dobbiamo trovare Shadow. Allora ragazzi, vediamo che cosa siamo capaci di fare su questo gioco. Ok, oh! Se no, beh, dobbiamo assolutamente arrivare primi. Assolutamente arrivare primi. Perché in teoria se arrivo primo un sacco di volte, poi Shadow si incazza e vuole avere tipo una specie di rivincita ragazzi, no? Perché ragazzi, c'è sempre una rivalità tra i due. E Shadow si incazza se Sonic va bene. Quindi ragazzi, bisogna cercare di fare il nostro meglio possibile. Per ora siamo primi, abbastanza in vantaggio. Non dovrebbero esserci strani problemi. E cos'è sta roba? Ah, sono tipo invincibile, mi sa così. È già finito, ma che schifo. Ok, woohoo, Sonic. No, ma, no ragazzi, aspettate un attimo. Ma questa roba che ho sentito ragazzi, ma fa parte del gioco? Non ho capito. Ho sentito la rizzata di Sonic.exe. Non voglio immaginare che sia successo qualcosa di strano ragazzi. Boh, non lo so, allora esploriamo un pochino qui il menu. Qua vediamo che posso addirittura pure potenziare Tails. Ma ragazzi, Tails non ci interessa a noi. Noi abbiamo bisogno del nostro caro e vecchio Shadow. Ragazzi, per evocarlo bisogna fare in questo modo. Bisogna sacrificarci davvero tanto. Bisogna comprarlo ragazzi, perché bisogna averlo Shadow in questo caso, perché bisogna fare in fretta. E per farlo arrabbiare ragazzi, in poche parole, dobbiamo avere Shadow e arrivare ultimi. Dobbiamo fare proprio schifo. Quindi ragazzi, adesso dobbiamo sacrificarci. Dovrò shoppare 10 euro su questo gioco. Ed eccoci qua ragazzi. Ed eccoci qua. Abbiamo ottenuto Shadow. Ok, ora che abbiamo Shadow possiamo anche potenziarlo in questa maniera. Ecco qui, perfetto. Lo potenziamo addirittura a livello 3 perché possiamo. E adesso andiamo a correre ragazzi. Adesso con Shadow, dopo essere arrivati varie volte primi con Sonic, bisogna fare schifo. E qui siamo contro Sonic, Metal Sonic e Sonic, diciamo, la prima versione, Classic Sonic. Quindi ragazzi, no, bisogna farlo imbestialire ragazzi. Bisogna farlo imbestialire, bisogna arrivare ultimi. Devo cercare di sbagliare più robe possibili. Allora prendiamo meno ring. Prendiamo meno ring che si possono. Andiamo di qua, perfetto, vai. Andiamo proprio, pigliamo tutto ragazzi. Bisogna prendere più ostacoli possibili. Ora io sono primo, ma mi devo far superare. Mi devo far superare, cavolo. Ok, qui posso saltare, perfetto. Mi hanno superato loro due. Vai, 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 forza, forza, forza. Aspetta soltanto che mi supera anche Metal Sonic. Metal Sonic mi ha superato. Ok, adesso prendiamo nuovamente il muro. Raga, ho sentito un'altra volta la rizzata di Sonic.exe. Deve soffrire Shadow. Vai Shadow, vai Shadow. Allora, qui cerco di saltare il boost. Vabbè, qui lo prendo per forza, ma comunque dovrei rimanere ultimo in teoria. Ed ecco qua, siamo ultimi. Perfetto, Sonic Shadow è ultimo con solo una coppa. In questo caso ragazzi, non c'è Sonic in questo caso. Però comunque bisogna fargli fare la figura dell'imbecille. Raga, comunque io voglio assolutamente un like, perché c'è, io non so se vi rendete conto, ma ho shoppato 10 euro su questo gioco. Quindi mi merito un like assolutamente. Va bene, qui andiamo a prendere ancora il muro. Perfetto, andiamo a prendere anche di qua. Dai ragazzi, questi fanno proprio schifo. Cioè nonostante noi ci stiamo impegnando, gli siamo quasi vicinissimi. Non è che adesso vada a finire lì super all'ultimo, spero di no. Ok, quarto, perfetto. Oh, oh, raga, avete visto? Avete visto? Io ho sentito tipo il rumore di Shadow che faceva tipo tutto, tutto imbestialito, tutto cattivo. E si è tolto ed è apparso Sonic.
Sonic. Direi che è arrivato il momento di chiudere l'applicazione, ragazzi. Direi che è arrivato il momento di chiudere l'applicazione. Adesso bisogna iniziare a ragionare. Adesso prendo il drone e vediamo un po' che cosa riusciamo a vedere fuori casa mia e se il tutto ha funzionato. Come vedete, questa qui è la schermata del drone, un po' instabile perché c'è un po' di vento. Adesso voi non state sentendo l'audio. E questo è proprio fuori casa mia, ragazzi. Questo è fuori casa mia. Allora, in teoria adesso qui c'ho tipo le... Io qua c'ho i comandi e vedo lo schermo sopra quest'altro monitor. In teoria, ragazzi, vediamoci un pochino intorno e vediamo se effettivamente riusciamo a trovare qualcosa. Vediamo se riusciamo a intravedere l'ombra di questo Shadow oppure di questo Sonic. Vediamo un po', ragazzi. Allora, di qua non abbiamo visto niente. Qua c'è qualcosa. Ragazzi, Shadow, non ci voglio credere, ragazzi. Avete visto? Ragazzi, è apparso Shadow che stava correndo qui fuori. E allora, se sta arrivando Shadow, deve per forza arrivare Sonic. Però in teoria dovrebbe arrivare nella sua versione .exe. Speriamo, ragazzi, speriamo. Allora, continuiamo a guardare. Allora, guardiamoci bene intorno. Qui siamo invece dall'altro lato della mia casa. Qui siamo esattamente vicino al terrazzo. Qui si vede un bellissimo panorama. Come... Oh! Raga, ho visto una roba blu lì sotto. Ma, no raga, aspettate un attimo. Ma quella roba blu che ho visto era Sonic? Poteva essere... Oh! No ragazzi, questo è Sonic! Questo qui è Sonic! Per forza! Questo è Sonic.exe, ragazzi! L'ho visto saltare tra i palazzi! Vediamo se qua intravediamo qualcosa. Oh! Shadow! Si è messo a correre! Dove cavolo è finito? Shadow, dove sei? No, raga, io li voglio vedere scontrarsi. Eccolo, raga, è sulla piazzetta. No, allora aspettate, devo fare assolutamente una manovra speciale. Devo scendere verso terra. Dobbiamo fare tipo inquadratura uomo, magari un pochino più alta, così in caso ci dovesse vedere non ci prende. Ok, perfetto, siamo scesi più o meno verso terra. Però Shadow è sparito. Mentre facevo questa manovra magica, Shadow, ragazzi, non si sa che fine abbia fatto. Shadow, dove cavolo sei? Shadow! E soprattutto Sonic! L'abbiamo visto che correva esattamente lì dietro, ma adesso dove cavolo è finito? Vediamo un pochino la piazzetta. Oh! Sonic! Questo Sonic che faceva così col dito! Però era tipo subito scomparso! Che cosa vuol dire? Continuiamo, ragazzi. Allora, vediamo se sulla strada riusciamo a intravedere qualcuno. Non penso proprio, però. Magari dobbiamo vedere un pochino verso la piazzetta, ragazzi, perché se lì c'era Sonic, magari si scontrano verso di là. Tra poco mi giro, ok, vai. Non voglio chiudere i miei occhi. Mentre mi stavo girando, ragazzi, visto che sono velocissimi, ho visto Shadow che ha tirato un calcio a Sonic. Sonic è caduto a terra e poi è sparito, mentre Shadow è scappato via. Ragazzi, voi l'avete visto? Spero di sì. Sonic è sparito, ma vabbè, non dovrebbe essere un problema. Magari riappare se non sia stato sconfitto Sonic.exe. Però non puoi farti sconfiggere così in fretta, soprattutto da Shadow. Capisco che magari... Oh! Ragazzi, è apparso un Shadow lì dietro. L'ho visto, ragazzi, era verso la strada. Oh mio Dio, no, torniamo indietro, subito proprio. Raga, ma sento la risata di Sonic. Giriamoci. Sonic! Oh, dove è andato? Cambiamo un attimo traiettoria. Magari... Shadow? Ragazzi, l'ho visto rotolare. È passato proprio sotto al drone. Shadow, dove sei? Non penso proprio, raga, qui non c'è nulla. No, raga, si sta pure scaricando il drone. Devo farlo atterrare per forza. Vabbè. Si sono scontrati fuori casa mia Shadow e Sonic.exe. Ah, ragazzi, siamo tornati al cinema, sì! Andremo a vedere il film di Sonic.exe. Però muoviamoci perché il film sta per iniziare. Ecco qua. Come vedete, c'è Tails che sta volando per la valle. Molto interessante. C'è Sonic dal suo amico Sonic. Sappiamo che Sonic e Tails sono comunque amici, ma siamo sicuri che è il vero Sonic, perché il film comunque è su Sonic.exe. Lo vedo un po' spaventato, ragazzi. Lo vedo leggermente spaventato. No, c'è un maiale morto. Oddio. Un pollo tanto conficcato con un ring. Tra l'altro, da poco, ragazzi, ovvero tipo domani,
esce il film di Sonic 2 al cinema. E se questo video arriva a 15.000 mi piace, vi porto insieme a me al cinema a vedere il film di Sonic 2. Quindi lasciate tutti quanti like e iscrivetevi al canale. Ok, Tails è molto spaventato e sta toccando il suo amico Sonic. Spera magari di poter trovare un aiuto da parte sua. Ma, oh, no, è il vero Sonic. Bene, mi sono immaginato Sonic.exe, dai, meno male. Meno male. Oddio, oddio. Mi sa che non era il vero Sonic. Ma come ha fatto a trasformarsi? Scappa, scappa. Non ci credo, raga, lo stai inseguendo. Ci sono addirittura teschi. Ma tutti questi teschi sono opera di Sonic.exe? Ok, ha visto un osso che potrebbe utilizzare come arma. Oh madonna, guardate, spacca tutto con quelle sue mani. No, 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 no. Fai il bravo, Sonic. Fai il bravo. È proprio dietro di lui. Girati, devi fare qualcosa, Tails. Madonna, ragazzi, a me mette troppa paura. Tails, ma che vuoi fare con quel coso? L'ha colpito? L'ha colpito davvero? Oh, che cosa succede? Che cosa sta succedendo? Oh, l'ha preso in fronte. E mo? Cioè, non si è fatto niente. Si è praticamente bucato. No, è guarito da solo. Oh! Povero Tails, ragazzi. Povero, povero Tails. E mo? È sparito. Ma com'è possibile, scusa? Ma se lo stava mangiando? Come io mi sto mangiando i miei popcorn. Voi avete preso qualcosa da mangiare per la visione di questo film, ragazzi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, ve lo consiglio. È di nuovo qui! È di nuovo qui! Ma scusami, no, ma che cosa fa? Le via? Spero di non aver visto bene. Niente, avevo visto proprio bene. Ragazzi, gli ha fatto prima la finta e poi ha distrutto Tails in due parti. Poverino. E non ti girare a guardarmi così, però, ti prego. Non mi piace. Assolutamente no! Oh mio Dio. Tu mi hai fatto prendere un colpo. I am God, ma tu sei uno scemo. Ma, madonna. Ma che cosa fa con la testa di Tails? Gioca a calcio? Non so, cioè, sembra che la sto usando come se fosse una palla. Ha preso un pezzo di legno? No, non mi dire che adesso la inficca. Oh madonna. E me la mette per terra. Bene, ottimo. Questa è solo la prima delle tante vittime. Non ti devi girare così, Sonic, però, che mi fai paura. Oh, il suo braccio è Knuckles. Sappiamo che Knuckles, ragazzi, potrebbe essere un'altra vittima. E lì c'è un cartello, c'è un foglio con scritto sparito Tails, aiutatemi a trovarlo. E lui probabilmente lo sta cercando, ma nessuno sa che è proprio opera di Sonic.exe che è sparito. E che mi sa che non tornerà più. E qua sta volando nel chilling. Dove sta andando? In una fabbrica. Una fabbrica volante. Ma che cavolo è sta roba? Sta per i fatti suoi e non capisce perché anche qua è tutto distrutto. Ma io devo capire se tutte le ambientazioni si distruggono perché è Sonic.exe a distruggerle, oppure si trasformano appena arriva Sonic.exe. L'aveva detto girati dietro. Non sappiamo perché. Adesso lo so. Adesso lo so. E ti conviene non girarti. Non farlo. E non ha visto niente. Si è tippato. No, ok, è sempre qua. È sempre qua. Non si è teletrasportato assolutamente. È sempre qua. Che l'ho visto con uno sguardo abbastanza strano. Prima probabilmente sta pensando Sonic. Oh, l'ho predetto. Non ci credo. Oh mio Dio, e lì dietro ci sta pure Tails. Ah, glielo indica proprio, gli dice: frate, eccolo, lì volevi trovare Tails, eccolo lì, e accontentato. Esatto, è proprio morto. Mi dispiace, secondo me era pure simpatico. E lui se la gode lì, cioè è proprio contento, è soddisfatto. Affranto, distrutto. Dimmi che adesso cacci un po' di cazzimma, un po' di rabbia. Falla pagare, eccolo. Devi farla pagare a sto maledetto.
a sto diavolo. Altro che lui è Dio, lui è il diavolo. Che schifo. Dimmi che quello è ketchup, quello è palesemente ketchup. Ragazzi, avete mai assaggiato ketchup su di popcorn? Vabbè, non facciamoci domande, attenzione. Oh! Ma come lo vuoi prendere a Sonic.exe, ragazzi? Come lo vuoi prendere? Mi ha graffiato la faccia. Che male. Oh no. Non riuscirà a difendersi con soltanto un occhio? Eh no, infatti sta scappando. E fa bene a scappare, perché a parte nel video in cui è stato trollato da tutti, non so come, Sonic.exe rimane ed è sempre il più forte. Guardate, con solo la forza del pensiero riesce a sradicare un albero. Cioè, robe disumane fuori di testa. Ecco, mo, lui si è nascosto dietro un albero. Ho paura che questo albero possa fare proprio boom. Cioè, c'è adesso, ma tra poco non ci sarà più. Si guarda bene intorno. Spera di averla scampata. Spera. Perché dubito l'abbia scampata veramente, sincero. No! L'ha trasformato in tante lance! Questa risata non mi piace, le sta per lanciare. Knuckles, scappa via! Knuckles, scappa via! Dai che almeno sei veloce, riesci a coprirti in qualche modo. Aiuto, sono in panico anche io! Mi hanno fatto tutto il perimetro e non l'hanno preso. Non mi dire che adesso arriva l'ultimo che lo colpisce proprio in pieno. Ma tu sei stupido, cioè ti giri e vai proprio dove ti sono arrivati così. Cioè vuoi proprio che ti uccide. Scappa via, devi scappare. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Ha ucciso anche Knuckles. E mo' chi è la prossima vittima? Eccola. Eccola la prossima vittima. È proprio lì sopra. Dottor Eggman. È proprio lì sopra. Che sta facendo? Ah! Un jumpscare così pazzo che gli è uscito così, va bene. Ok, adesso sta volando. E che cosa sta facendo? Sta inseguendo Dottor Eggman. Chissà quale sarà il piano. Oddio, se lo sta chiamando proprio così, tipo Eggman, ehi, è arrivata la tua fine. Lui si è girato e dice, cosa? Com'è possibile? Sonic che vola. Com'è possibile che Sonic sta volando? E infatti non è Sonic. Infatti è Sonic.exe. Lui si sta un po' cacando sotto. Secondo me tra poco gli esce un pezzo di cacca più grosso di tutta la sua navicella. Non so che cosa abbia indicato, probabilmente i cadaveri degli altri. Mette il turbo e scappa via. Fa la miglior cosa. Quello che Knuckles non ha voluto fare. Tu da Sonic.exe devi solo scappare. Devi scappare. Se se la ride però non è un buon segno, eh. Non è assolutamente un buon segno se se la ride. Oh! Ma che cosa è successo? Oh! Ma che cavolo! Ha trasformato le sue braccia in dei tentacoli! Vabbè, ma così non vale! Pure col turbo non riesce a scappare! Devi andarti a mettere in qualche parte in cui i tentacoli non possono arrivare. È troppo tardi. È troppo tardi. No. 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 Sonic, fermo. Ragiona, Sonic, ragiona. Un tasto. Che succede se clicco quel tasto? Esplode tutto? Non lo so. La navicella in automatico. Lo vuole uccidere. Ok, lui forse se ne è accorto. Eggman se la ride perché sa che forse per lui è finita. Si è distratto, si è tolto i tentacoli, è riuscito a scappare da Sonic. Oddio. Almeno lui ce l'ha fatta. E ora? E ora? Sta caricando una palla di energia super potente. È la fine di Sonic.exe, eh? Ok, gli spara il super raggio. Lui sta soffrendo. Quindi gli ha fatto effettivamente del male. E in tutto questo Dottor Eggman sta crollando. Ah ecco, l'ha presa la sua navicella. Bene, ora può scappare di nuovo. Ma Sonic.exe sarà veramente morto? Questo non mi sono mai così sicuro, ragazzi. Anzi, secondo me mo si sveglia ancora più incazzato. Eccolo! Scusate, avevo paura, ragazzi, ho fatto il gulp. Almeno Dottor Eggman non è morto subito, quindi c'hai il mio rispetto. Che bel nasone che hai. Do not enter. Non entrare. E che cos'è sta cosa? La casa di Sonic.exe? Non entrerei neanche io, pure se non ci fosse scritto nulla. Si guarda dietro e non c'è effettivamente nessuno. Che fai? Entri.
Ma sì, dai, entra Eggman, entra. È entrato. È molto curioso di scoprire i segreti, sicuramente. Oh! In realtà era qui. L'ha visto. Ok, quindi lo inseguirà anche lì dentro. Guardate le mani, ragazzi, cioè, senza il guanto, quelle mani sono degli artigli. Il corridoio con il pavimento a scacchi. Questo, ragazzi, si vede anche nel gioco. Lo riconosco subito. Ok, ha preso una torcia. L'avete visto, vero? L'avete visto, vero? No, spero per voi che l'abbiate visto, perché bisogna fare molta attenzione quando si agisce a Sonic in questo modo. No! Ok. Dottor Eggman ha iniziato a sentire qualcosa. Si gira che però non vede niente. Forse sta pensando che sia un falso allarme? Peccato che non lo è. Ci sono delle scale. Delle scale molto molto ripide verso il fondo. E che fai? Scendi? Oddio! No, attento! Attento che tu cadi! No! No, 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 è caduto! Cioè, a lui è bastato soltanto fargli paura. E guardate, c'aveva addirittura la bocca bucata. Cioè, pure se c'aveva la bocca chiusa si vedevano i super dentoni all'interno. Ai, ai, ai. Povero Eggman, è caduto giù. Gli si è rotto pure l'occhiale. Lo vedo molto incazzato, eh. Lo vedo veramente molto incazzato. Che famo? Aia! Lo è calpestato. Ma guardate che piedone gigante che c'ha. E ma che fa? Si gira, già se ne va. Che ha detto? Isn't it, doctor? Non riesco a capire. Non riesco a capire che cosa sta dicendo, ma sicuramente nulla di amichevole. Sicuro. Ma lui è morto o no? E no che non è morto. E no che non è morto. Cioè, gli ha soltanto tirato un calcio. Non può mai morire con un calcio. E ha cacciato una pistola. Lui forse se n'è accorto però, attenzione. No, ma ti sei fatto accorgere. Dovevi farlo di nascosto. Gli sta sparando dei laser. Ma serviranno effettivamente a qualcosa? Che ha fatto? Gli ha bruciato il petto. Vabbè, altri buchi. Ma tanto sappiamo che questi buchi o non gli fanno niente o non li generano ancora di più. È caduto per terra. Che è? Stavolta non ha funzionato. Saranno dei raggi laser speciali? Beh, comunque Eggman, ragazzi, sta resistendo il più del dovuto. Veramente stima per lui. Però Sonic.exe di sicuro potranno essere quanto vuoi forti quei laser, ma di sicuro non si fa uccidere da qualche laserino stupido. Lui si sta un po' cagando sotto, diciamo che si vede. E mo che fa? Che fa con sta mano? Gli sta togliendo la pistola da mano con la forza del pensiero. E ora non mi dire che lo uccide con la sua stessa arma. No, ok, l'ha distrutta. Vabbè, ha fatto prima. Io sono l'universo. Io sono l'ultima forma, io sono il più potente. A me fa un po' paura sta cosa, A me fa letteralmente paura. Soprattutto questa sua faccia. E mo non mi dire che... Non mi dire che lo spezza in due. Io sono... Non dire God. Eccola, lo sapevo. E quando dice sta frase è finita. No! L'ha aperto in due. Chissà se ci sono anche altri poveri cristiani che sono andati sotto l'ira di Sonic.exe. Secondo me sì. Ok, adesso è in cielo. Le anime. E mo che cosa fa con queste anime? Eccole, tutte le anime delle persone che ha ucciso. Ah, se ne sta tirando dentro di sé per farlo diventare ancora più potente. Cioè, lui più persone uccide e più diventa potente. Vabbè, allora è infermabile. Ma cosa è diventato, ragazzi? Che cosa cavolo è diventato? No! Oh mio Dio! E finisce così! Con la super trasformazione suprema di Sonic.exe! No, vabbè, ragazzi. Veramente molto bello, ma soprattutto molto pauroso questo film. Intanto io ho finito i miei popcorn. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. E dal cinema è tutto. Bye!